Paura questa mattina in tribunale a Isernia per l'esplosione di una delle batterie che alimentano il gruppo di continuità. Nel locale tecnico si è sprigionato un incendio prontamente domato dai vigili del fuoco. Nel palazzo di giustizia è scattato l'allarme antincendio, con conseguente evacuazione dell'immobile. Il locale tecnico, che ospita il gruppo di continuità, era isolato rispetto agli altri ambienti e ciò non ha consentito al fuoco di propagarsi. I pompieri, dopo aver spento le fiamme, hanno messo in sicurezza l'area ed arieggiato i locali. Infatti un odore acre ed intenso aveva invaso tutti i piani del palazzo. La situazione è tornata alla normalità solo a metà mattinata. Necessario l'intervento della ditta di manutenzione per ripristinare l'energia elettrica in tribunale. L'attività è stata temporaneamente sospesa, comprese le udienze in programma che sono state rinviate. Disagi e paura per il personale e per l'utenza, ma nessuna conseguenza né per le persone né per la struttura. Il perentorio intervento dei vigili del fuoco, infatti, ha circoscritto i danni al solo locale tecnico.